Ci mettiamo in fila e marciamo fuori dal campo. Attraversiamo un paese. Ci sono i negozi. Nelle vetrine vestiti, calze, salami, pane. C'è gente per strada. Tutto è tranquillo. Come si chiama questa città? Auschwitz. Suonare il pianoforte. Suonavo il jazz a Parigi, ma posso imparare anche... Tu suonerai il pianoforte. C'era un'orchestra ad Auschwitz. Accompagnavamo le prigioniere al lavoro la mattina. Le accoglievamo la sera. Suonavamo per gli ufficiali SS che avevano bisogno di distrarsi, di rilassarsi. Una volta, signora Alma, non potrebbe chiedere alla comandante Mandel del pane per le ragazze? Proviamo 12 ore al giorno. Avete fatto schifo! Mi vergognerei a chiedere un pezzo di pane per voi! Musiche meravigliose. Con te l'orchestra sarà veramente degna di suonare davanti all'SS. Noi saremo la prima orchestra femminile di tutti i campi di concentramento della Germania e dei territori occupati. Suoneremo la fantasia di Schumann. È una baguette. La quinta danza di Brahms. Lunga 2 metri interi di pane bianco. Il duetto della Madama Butterfly. La crosta scrocchia. La mattinata. Si increspa fra le dita. E la cavalleria leggera di Suppé. La molliche ancora tiepida e vellutata. Il Danubio blu. Che cosa vuol dire? Sorridere. Lächeln! 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 Rientriamo nella baracca. Qualcuno ci ha regalato un uovo. Siamo contenti. Lo apriamo. Ma dentro è completamente marcio. Dicono che Frau Schmidt abbia avvelenato Alma per invidia. Ma invidia di che? Sì.